Buonasera e benvenuti al diario di Papa Francesco. Oggi è la festa degli angeli custodi. Il Papa ne ha parlato nella messa a Santa Marta. Noi ne parleremo con un prete esperto di angeli. A loro ha dedicato oltre 100 libri, forse 200. Don Marcello Stanzione, parroco di Santa Maria la Nova, Campagna, in provincia, in diocesi di Salerno, Campagna, Acerno. Oggi però è anche la vigilia del sinodo che comincia domani con la messa di apertura presieduta naturalmente da Papa Francesco, e con noi abbiamo una giovane che partecipa al sinodo, Margherita Anselmi, che parteciperà insieme al padre sinodale ai lavori in quanto collaboratrice del segretario generale. Sei emozionata? Che ti aspetti di questo mese dentro l'aula del sinodo insieme a vescovi venuti da tutte le parti del mondo? Devo essere sincera, sì, sono emozionata e mi riempie di gioia partecipare. Dall'altra parte anche un pochino spaventata, perché è un'esperienza unica e onestamente non pensavo di poter partecipare ad un evento così importante, non solo per la Chiesa tutta ma anche per i giovani, quindi sono davvero, mi sento un po' la responsabilità ma anche una grande gioia per questo importante momento. La responsabilità di dare voce a tanti giovani. Sì, assolutamente. Perché poi sì, il sinodo è dei vescovi, sì. La rappresentanza dei giovani è minima, sì. Anzi, diciamo che c'è stata un'importante apertura, perché il Papa da sempre ha detto è necessario ascoltare i giovani, quindi in questo sinodo ha voluto anche dei momenti di incontro con i giovani e i vescovi. Ce ne sarà uno sabato. Sì, con i giovani aperto a tutti nell'aula Paolo VI, tutti i giovani che vogliono venire possono venire a far sentire la loro voce, altrimenti si dovranno fidare di te, esatto, e degli altri giovani presenti al sinodo. Però i giovani sono stati ascoltati, provenienti da tutto il mondo, in una maniera attenta e approfondita nel marzo scorso, in quella che è passata così come riunione presinodale, quando 300 giovani provenienti da tutti gli angoli del mondo, ma poi collegati anche via social con altre regioni del pianeta, hanno dialogato con Papa Francesco, che in quell'occasione ha detto una cosa che mi è rimasta molto impressa: se mancate voi, manca a noi tutti, se mancate voi giovani, una via di accesso a Dio. Sentiamo quelle parole. Nella Chiesa, io sono convinto, non deve essere così. Chiudere la porta a non sentire. Il Vangelo ce lo chiede, il suo messaggio di prossimità invita a incontrarci e confrontarci, ad accoglierci e a amarci sul serio, a camminare insieme e condividere senza paura. E questa riunione presinodale vuole essere il segno di qualcosa di grande, la volontà della Chiesa di mettersi in ascolto di tutti i giovani, nessuno escluso, e questo non per fare politica, non per avere una artificiale giovanofilia, no, filia, ma perché abbiamo noi bisogno di capire meglio quello che Dio e la storia ci sta chiedendo. Se mancate voi, ci manca parte dell'accesso a Dio, a noi. Insomma, la stagione dell'ascolto è stata lunga, approfondita, però poi all'interno appunto la presenza tua e degli altri giovani e del sinodo significa che ci sarà ancora uno spazio in particolare. E tu che cosa hai pensato di dire? Qual è il messaggio o i messaggi in particolare di cui tu ti senti un po' responsabile? Avrai ascoltato tanti tuoi coetanei in questo periodo. Sì, sicuramente quello dell'ascolto e del continuare anche dopo il presinodo, ma soprattutto anche dopo questo sinodo, quindi dopo questa centratura importante, a lavorare in questa maniera sinodale del camminare insieme all'interno delle parrocchie, all'interno delle diocesi, perché poi è quello fondamentale, riaccendere il fuoco del cammino insieme, perché è vero che manca un accesso a Dio, ma manca perché magari non si cammina insieme, e invece lavorando e ascoltandosi ci si completa, quindi con la spinta giovanile e la saggezza poi delle persone adulte e degli anziani, come spesso anche ricorda Papa Francesco, non è un appunto solamente giovanilismo, è proprio un camminare insieme.
E poi la necessità dei giovani di sentirsi parte integrante e corresponsabili della Chiesa. Quindi il grande appello dei giovani è: ci siamo capaci, aiutateci a lavorare insieme, ad essere corresponsabili anche dell'opera di evangelizzazione. E questo è forse il messaggio più impegnativo e più grande che i giovani chiedono: noi siamo parte della Chiesa e corresponsabili di essa. Torneremo a parlare del Sinodo, concentriamoci invece sulla festa di oggi, la festa degli angeli custodi. Il Papa ne ha parlato in particolare nella messa di questa mattina a Santa Marta, lo fa ogni 2 ottobre, e ne ha parlato degli angeli come coloro che ci indicano la strada, ci accompagnano nel cammino sulla strada che il Signore ha tracciato per noi. Sentiamo le parole del Papa a Santa Marta. C'è il pericolo di non camminare. E quanta gente si stabilisce e non cammina. E tutta la vita è ferma, senza muoversi, senza fare niente. È un pericolo. Come quell'altro del Vangelo che aveva paura di investire il talento. Lo aveva sotterrato e io sono in pace, sono tranquillo. Non riesco a fare uno sbaglio. Così non rischio. E tanta gente non sa come camminare o ha paura di rischiare, si ferma. E noi sappiamo che la regola è: chi nella vita è fermo finisce per corrompersi, Come l'acqua, quando l'acqua è ferma lì, vengono le zanzare, mettono le uova e tutto, si corrompe tutto. L'angelo ci aiuta, ci spinge a camminare. E dice: Signore, abbi rispetto della sua presenza. L'angelo è autorevole, ha autorità per dirci, ascoltarlo. Dà ascolto alla sua voce e non rivelarti a lui. Ascoltare l'ispirazione, che sono sempre dallo Spirito Santo, ma è l'angelo a portarle davanti a noi. Ma io vorrei dire a tutti voi una domanda: voi parlate con il vostro angelo? Voi sapete il nome che ha il vostro angelo? Voi ascoltate il vostro angelo? Vi lasciate portare per mano sulla strada o spingere per muoverti? Il nostro angelo non solo è con noi, ma vede Dio Padre, è in rapporto con Lui, è il ponte quotidiano dall'ora che ci alziamo all'ora che andiamo a letto la notte, che ci accompagna e è in rapporto col Padre noi. L'angelo è la porta quotidiana alla trascendenza, all'incontro con il Padre. Cioè l'angelo che mi aiuta a andare per la strada è perché guarda il Padre e sa qual è la strada. Non dimentichiamo questi compagni di strada. Ma perché il Papa ci invita a parlare con l'angelo se noi possiamo parlare direttamente con Gesù? Cioè questa porta della trascendenza, no, non è in un certo senso superata dall'incarnazione, da Gesù che diventa a noi prossimo, vicino, fratello. Dio ci insegna a chiamarlo papà, non è più una cosa lontana, sembrerebbe che non ci dovrebbe essere più bisogno di un ponte tra noi e lui. Sì, prima di risponderti vorrei fare una premessa molto importante per capire il discorso sugli angeli di Papa Francesco. Papa Francesco è un gesuita. I gesuiti hanno una lunga tradizione di devozione agli angeli. Il santo che più ama Papa Francesco è San Pietro Favre, il quale pregava sempre l'angelo custode delle persone. Compagno di Ignazio, fondatore, sì, diciamo. Ma è stato il gesuita più devoto di tutti agli angeli nella storia dei gesuiti. Pregava sempre l'angelo custode delle persone con cui entrava in contatto, pregava l'angelo custode delle città, dei paesi, delle regioni che attraversava. E addirittura lui, guardando il calendario ogni giorno, pregava l'angelo custode del santo del giorno. Quindi se Papa Francesco ha sempre detto che San Pietro Favre è il suo santo preferito, non può non essere molto devoto degli angeli. Seconda cosa, San Luigi Gonzaga, San Pietro Canisio, tutti i santi gesuiti erano devoti agli angeli. I padri gesuiti sono stati coloro che per secoli hanno scritto sia opuscoli semplici per il popolo che anche dei trattati di teologia.
Il gesuita Suarez ha scritto un trattato di oltre 1200 pagine in latino sugli angeli. Quindi ti faceva concorrenza, diciamo. Forse l'ho superato, ma non vorrei essere presuntuoso. Come quantità, non come qualità. Io non sono un teologo, non sono uno speculativo. I grandi angelologi, appunto, sono Suarez, San Tommaso d'Aquino. Io sono un divulgativo, sono un pastore di anime che cerca di far amare gli angeli, perché c'è stato un periodo in cui c'era una grande confusione sugli angeli. Erano diventati il monopolio degli esoterici, dei cabalisti, degli astrologi, del New Age. Io perciò ho fatto tanti libri per spezzare il monopolio, diciamo, di queste, tra virgolette, forze acattoliche sugli angeli. Oggi chi vuole trovare... E tu dici che erano diventate una cosa da superstizione. I poveri angeli, se andavi in qualsiasi libreria, i loro libri sugli angeli erano accanto ai libri delle candele magiche, alla cartomanzia, ai tarocchi, quindi erano libri demenziali. Non erano scritti dagli amici degli angeli, ma erano scritti dagli amici dei diavoli per, come dire, per far apparire gli angeli robetta per persone stupide. Qui sono citati 165 volte nel Nuovo Testamento, 300 nel Vecchio Testamento. Sì, sì. Però io andrei, anche perché tra poco dobbiamo fermarci, un attimo alla mia domanda. Allora ricordati che il Signore decide Lui come salvare le persone. Noi che siamo cattolici siamo diversi dai protestanti. Noi che siamo cattolici veneriamo Maria e gli angeli perché, lo dice sempre Papa Francesco, gli angeli sono molto importanti nel cammino della salvezza. Non solamente ci aiutano in questo cammino, ma ci indicano anche la direzione. Poi c'è una gerarchia. Se noi togliamo gli angeli e abbiamo un contatto diretto con Gesù, perché non dobbiamo togliere anche i preti? Allora, perché dobbiamo andare da un prete a confessarci? Oppure dobbiamo andare da un prete che celebra la messa e noi riceviamo la comunione? Apriamo la bocca e direttamente ci arriva la comunione dall'alto, oppure chiediamo perdono direttamente a Dio. È molto interessante il fatto che l'Apocalisse è il libro che ha una maggiore concentrazione di angeli. E per dire che il ruolo degli angeli con la venuta di Gesù Cristo non è diminuito, ma addirittura è molto ma molto aumentato. Appunto, se nell'Antico Testamento i riferimenti sono appena 150 e l'Antico Testamento è 3-4 volte più grande del Nuovo, e nel Nuovo sono 300, quindi con Gesù Cristo gli angeli acquistano un maggiore valore, solo che sono gli angeli di Gesù, sono gli angeli dello Spirito Santo. Questa mattina Papa Francesco ha detto benissimo: è lo Spirito Santo che dà le ispirazioni, però poi gli angeli portano le ispirazioni dello Spirito Santo, quindi ci sono gli angeli del Padre, gli angeli del Figlio e gli angeli dello Spirito Santo. Giovanni XXIII una volta si è confidato con un vescovo canadese, gli ha detto che l'ispirazione per indire il Concilio Vaticano II l'ha avuta perché lui parlava tutti i giorni con il suo angelo, ed è stato l'angelo custode di Giovanni XXIII a dirgli: fai il Concilio Vaticano II. L'angelo custode di Angelo Roncalli. Di Angelo Roncalli, sì, e sì. E Angelo Roncalli scrive delle pagine bellissime nel suo diario di seminarista diciottenne, e delle pagine bellissime quando ha 75, 76, 77 anni. A proposito di papi e angeli, Papa Francesco ci ha indicato una preghiera scritta da Leone XIII proprio all'Arcangelo Michele, ma ne parliamo tra pochissimo, perché facciamo una piccola pausa, poi torneremo a parlare di angeli. A tra poco. Il diavolo è impotente, ma è forte con gli ipocriti. Insieme a Margherita Anselmi e Don Marcello Stanzione, puntata dedicata agli angeli. Oggi si celebra proprio la festa degli angeli custodi, ma anche al sinodo sui giovani che comincia domani. Allora ripartiamo proprio da Margherita, che sarà una dei 36 giovani chiamati a confrontarsi, a lavorare con i padri sinodali. Quasi 300 vescovi ci saranno per 3 settimane più nell'aula del sinodo fino al 28 ottobre. Che cosa speri che possa succedere? Che cosa speri che possa venire fuori da questo sinodo? Allora, io mi auguro che sia un sinodo e un lavoro generativo,
che attivi dei processi che poi possano essere, come dire, diffusi e divulgati, affinché tutti quanti ne prendano atto e fosse anche la parrocchia più lontana e dispersa del mondo prenda in mano i lavori che concluderanno il sinodo e ne faccia propri e lavori con i giovani del territorio, perché poi questo è fondamentale. Non è importante ciò che rimane nell'aula, ma io spero e mi auguro che questi lavori del sinodo siano poi attivazione di un processo che parta in tutto il mondo, che arrivi e parta dall'ascolto dei giovani alla costruzione di una chiesa insieme, che possa guardare verso il futuro e lavori nel presente. Ma quali sono le caratteristiche? Cioè, se ti dicessi che cosa vuoi cambiare alla fine? Cioè, ho capito che tu vuoi cambiare il modo di camminare insieme, che sia un modo più dialogico, più accogliente. Sì. E individui nei nodi in particolare che rendono oggi il cammino nostro della Chiesa un po' meno dialogico, meno accogliente? Beh, sicuramente un tema importante in questo senso è il tema della fragilità e quindi del sentirsi accolti con i propri limiti e i propri difetti. Quindi l'assenza di giudizio, l'assenza di, appunto, di essere indicizzati semplicemente perché magari si ha un comportamento non consono. Pensiamo al tema dell'omosessualità o della convivenza. Io accolgo la persona, certo, posso stigmatizzare o dire che non è corretto il comportamento, ma è importante che io accolga la persona e ne comprenda le difficoltà. E probabilmente molti giovani si allontanano perché hanno paura invece di essere messi all'angolo come persone. Ma secondo te i giovani sono messi all'angolo in quanto giovani oggi un po' nella Chiesa? Ma nella Chiesa, ma come anche penso nella società, c'è una forte difficoltà forse di intergenerazionalità e di lavoro insieme. E onestamente non so da cosa derivi questo apparente timore o questo concreto timore di intergenerazionalità e di collaborazione. Forse perché si ha paura che un giovane possa, come dire, scansare un adulto o un anziano. Però in realtà non è così. A mio avviso, ecco, questa è un po' la paura di essere messi da parte, anche nel mondo del lavoro accade. Senti, visto che hai evocato questa parola, paura, quali sono le tue paure rispetto al sinodo? Che possa rimanere semplicemente bloccato all'interno dell'aula, che quindi sia una cosa per un'elite che è stata chiamata a confrontarsi ma che poi non venga divulgato e che sia magari la parentesi di una 3 settimane che saranno sotto i riflettori e poi quando si spengono non è più quello l'argomento e si passa ad altro. Questo è un grande timore. Il Papa, passiamo ad altro anche noi adesso, ma lo facciamo perché appunto oggi stiamo parlando di due cose insieme, in particolare stiamo parlando anche degli angeli, dato che è la festa degli angeli custodi. E il Papa proprio sabato scorso, raccontando e chiedendo a tutti i fedeli del mondo di pregare il rosario tutti i giorni in questo mese di ottobre, perché vede un clima di tensione e di divisione nella Chiesa, ha indicato anche una preghiera particolare, una preghiera scritta da Leone XIII, una preghiera proprio all'arcangelo Michele, e del diavolo, del divisore. Papa Francesco ha parlato, la preghiera poi la leggiamo dopo, ma ce l'abbiamo già pronta, la vedete alle mie spalle. Ha parlato anche del diavolo come il grande accusatore, come quello che usa l'ipocrisia per dividere la Chiesa. L'ha fatto tra l'altro in una Santa Marta di qualche giorno fa. Risentiamo quel frammento, poi leggeremo anche la preghiera di San Michele. E la Chiesa, quando cammina nella storia, è perseguitata dagli ipocriti. Ipocriti da dentro e da fuori. Il diavolo non ha niente da fare con i peccatori pentiti, perché guardano Dio e dicono: Signore, sono peccatore, aiutami. Il diavolo è impotente, ma è forte con gli ipocriti, è forte, e li usa per distruggere la gente, distruggere la società, distruggere la Chiesa. Il cavallo di battaglia del diavolo è l'ipocrisia, perché lui è un bugiardo. Si fa vedere come principe potente, bellissimo, e da dietro un assassino. Il diavolo e l'ipocrisia, questo è un meccanismo subdolo che passa attraverso di noi, attraverso la nostra
finzione, certe volte anche attraverso il giudicare gli altri, per collegarmi con quello che diceva prima Margherita. Fin qui avevamo parlato di angeli che accompagnano noi lungo il cammino, che ci spingono ad andare avanti, diceva Papa Francesco, però gli angeli, e lo fa anche Papa Francesco in diversi discorsi, sono anche quelli che ci aiutano a combattere contro il male. Alcuni sono raffigurati con la spada, che combattono peraltro un altro angelo, un ex angelo, Lucifero. È un'identità complessa quella degli angeli nella tradizione cristiana. Una piccola autocorrezione: effettivamente nell'Antico Testamento numericamente ci sono più citazioni sugli angeli che sul Nuovo. Però nel Nuovo, proprio perché è così ridotto, facendo le debite proporzioni, sono di più citati, quindi il ragionamento che hai fatto vale lo stesso. Anche perché nel libro degli Atti degli Apostoli si parla esplicitamente che per ben due volte l'angelo ha liberato dalla prigione San Pietro, il primo Papa. Ed è molto interessante che quando i papi lungo i secoli avevano difficoltà, dove scappavano? A Castel Sant'Angelo, no? Sotto la protezione di San Michele. Allora, nella Bibbia, nell'Antico Testamento, gli angeli sono l'esercito di Dio. Dio è chiamato il Dio degli eserciti. Allora, gli angeli hanno diverse funzioni: non solo la custodia dei singoli, sono anche gli angeli protettori delle nazioni, delle città, ma anche la lotta contro l'avversario, contro l'accusatore, contro il serpente, contro il drago. E San Michele Arcangelo è proprio il combattente di Dio per eccellenza. Noi nella Bibbia abbiamo 5 citazioni su San Michele esplicite: 3 nel libro di Daniele, una nella lettera di Giuda e una famosissima dell'Apocalisse, Apocalisse 12, versetto 7, dove si comprende che quando c'è un pericolo, c'è una lotta, interviene sempre San Michele. E allora leggiamolo, questa preghiera a San Michele Arcangelo, che è alla fine anche del rosario che tra poco trasmetteremo in diretta da Lourdes. Dice così, una preghiera di Leone XIII, di Papa Leone XIII: San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro presidio contro le malvagità e le insidie del demonio. Capo supremo delle milizie celesti, fa sprofondare nell'inferno, con la forza di Dio, Satana e gli altri spiriti maligni che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Questa è la preghiera scritta oltre 100 anni fa da Leone XIII. Perché il Papa, secondo te, l'ha ritirata fuori in questa stagione? Allora c'è da dire questo: che già nel 1994 San Giovanni Paolo II, ad aprile del 94, chiese ai fedeli, che anche se questa preghiera non è più obbligatoria, di riprendere questa preghiera. Io, ma anche tanti altri sacerdoti e tanti fedeli, alla fine della messa facciamo sempre questa preghiera. Questo nel 1994. La mia associazione, Milizia di San Michele Arcangelo, con Papa Ratzinger, ha mandato decine di migliaia di cartoline al Papa chiedendo che questa preghiera fosse rimessa di nuovo obbligatoriamente. C'è un grande pericolo oggi nella Chiesa, no? C'è molta ipocrisia, c'è molta confusione, il diavolo attacca con questi scandali della pedofilia, perché il diavolo è seduttore. Prima ti fa fare il peccato e poi, dice Papa Francesco, le pentole si scoperchia il coperchio, no? Per cui poi dopo, dice Papa Francesco, è mio, dice Satana. Quindi prima ti seduce, ti fa apparire il male bene, ti inganna, anche con discorsi umanistici, dice Papa Francesco, e poi dopo, quando hai fatto il peccato, ti accusa attraverso i giornali, attraverso la televisione, perché vuole creare uno scandalo maggiore. Quindi tutti i peccati vengono portati alla luce, perché il diavolo questo vuole, che ci sia scandalo, che non ci sia più fiducia verso l'istituzione Chiesa, verso la gerarchia, verso i fedeli. È il momento del rosario in diretta da Lourdes. Noi facciamo tanti auguri di buon lavoro. Grazie. A Margherita, cercheremo di rivederci in queste settimane del Sinodo. Grazie a Don Marcello Stanzione. Adesso il rosario in diretta da Lourdes. Noi ci vediamo domani mattina, però, alle 9:10, proprio per l'apertura del Sinodo. Andremo in onda forse qualche minuto prima, appena termina la diretta della messa, apriremo lo studio per seguire la celebrazione d'apertura del Sinodo. 9:05, 9:10, e anche nel pomeriggio, appuntamento anticipato per sentire quello che sarà il discorso d'apertura di Papa Francesco
ai lavori del Sinodo sui giovani, appuntamento nel pomeriggio alle ore 16, prima però alle 9:10 domani mattina. A domani. La Vergine Maria, modello di docile accoglienza delle sorprese di Dio, ci aiuti a riconoscere i segni della presenza del Signore in mezzo a noi, scoprendolo dovunque Egli si manifesti, anche nelle situazioni più impensabili e inconsuete.